questa. È una partita importante, il classico è sempre una partita fondamentale, soprattutto in questo momento, perché arriva il Barcellona primo in classifica, Real Madrid secondo, e quindi è sicuramente una partita fondamentale comunque dell'inizio stagione per entrambe le squadre. You played last time against Romania in 2008. Do you remember this match? 2008 e anche 2000. 2000 ricordo contro una Romania molto forte con Agi, con Civu, con Popescu, Petrescu, con Mutu, insomma giocatori importanti. Quello insomma è stata una partita difficile ma che abbiamo vinto. E 2008 nei gironi 1-1 con gol di Adrian, e anche credo che aveva sbagliato, anche un rigore, ha sbagliato un penalty, però anche lì 1-1 nel girone, poi siamo passati noi poi successivamente ai quarti, se non sbaglio, eravamo passati. Adesso qual è il tuo giocatore preferito di Romania? Forse adesso? Adesso. Ma mi piace molto Man del Parma, insomma è un giocatore di grande qualità, grande estro, anche lì io credo che la Romania come paese abbia sempre portato in Italia grandi talenti e comunque giocatori importanti, un giocatore dell'epoca di quando giocavo io era Radu, che ha fatto la storia comunque della Lazio, ha fatto tantissime partite in Serie A, e quindi io credo che la Romania come l'Italia ha una grande passione, che è quella del calcio, che ci accomuna, e quella comunque sempre di cercare di portare grandi talenti all'estero. Do you see Dragosin a possible move to Inter, to one of the big clubs in Italy? Dragosin. From Tottenham to difensore di Genova. Difensore, sì, no, quello non l'ho visto, ma non lo conosco, non lo conosco benissimo. Lui, quello che ho visto, perché comunque per esempio ho visto la partita, io sono di Como, ho visto Como Parma, l'ultima partita dove poi lui ha giocato, è entrato dopo, e per esempio Ben a me come giocatore assolutamente è un giocatore che mi piace molto. Che è il sentimento di vincere la Coppa del Mondo? Berlino. Ma il sentimento è una gioia enorme, una gioia indescrivibile, insomma, diventare campione del mondo. Non è una cosa facile, è un sogno per ogni giocatore, per ogni bambino quando inizia a giocare, quindi insomma, rimarrà sempre nella mia memoria. Grazie mille. Grazie a tutti.